Bentornati carissimi all'appuntamento con Gesù che si rivela nella parola di Dio. Siamo giunti alla Domenica dell'Ascensione, stiamo terminando il tempo di Pasqua e questa domenica, la domenica appunto dell'Ascensione, è il brano evangelico che sia l'Evangelista Marco e sia anche il libro degli Atti degli Apostoli, ecco, ci propongono, non deve essere visto come un episodio così isolato, l'ultimo episodio, diciamo, della storia di Gesù. Neanche possiamo, ecco, vederlo come un fatto, diciamo, puramente indipendente e separato dalla sua resurrezione. Secondo il racconto degli Atti degli Apostoli, l'ascensione del Signore, ecco, è il punto finale del Vangelo e delle apparizioni di Cristo risorto tra i suoi discepoli, ma anche rappresenta, ecco, l'inizio della missione della Chiesa, missione della Chiesa che è appunto per il momento rappresentata dagli Apostoli, missione che si basa unicamente sull'invio e, diciamo, sul mandato missionario di Gesù, al quale si unisce una promessa immediata, il battesimo nello Spirito Santo, che nella storia della salvezza, ecco, fa da ponte tra Cristo Signore e il tempo della Chiesa. Per questo motivo, carissimi, il brano che Marco ci propone al capitolo 16 e quindi gli ultimi versetti del suo Evangelo, i versetti che vanno appunto dal 15 al numero 20, ecco, per questo motivo l'ascensione, più che un, diciamo così, un punto di arrivo dell'Evangelista, rappresenta sicuramente un punto di partenza, ma è anche un punto di partenza da cui, ecco, inizia il tempo di coloro che accettano di seguire, ecco, Gesù. Indica una partenza, ma indica anche un'attesa e quindi per il ritorno di Gesù nella parusia. Ma andiamo nella lettura di questo brano evangelico. Al versetto 15, e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Ecco, il verbo andare è il verbo della missione apostolica, e il verbo andare è un invito di Gesù risorto ad uscire dalla stanza del cenacolo e quindi, ecco, a prendere il largo, diremmo con un'altra espressione evangelica, e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Questo termine proclamate, ora il compito spetta agli apostoli, quello di proclamare. Se noi vediamo sempre al Vangelo di Marco, al capitolo 1, al versetto 14, dove, ecco, si dice che dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. Ecco, all'inizio del Vangelo è Gesù che proclama il regno, è Gesù che proclama la buona notizia. Ora, ecco, Gesù sta consegnando questo compito, questa missione agli undici. Andate, quindi uscite e parlate appunto del regno di Dio ad ogni creatura. Versetto 16: chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. La predicazione non ha lo scopo soltanto o unicamente, direi, di formare, diciamo così, l'intelligenza, la razionalità, ma la predicazione ha lo scopo di creare una comunione, una comunità. Predicare il Vangelo non è soltanto indottrinamento, predicare il Vangelo è appunto far convergere i cuori. Ed ecco perché Gesù al versetto 16 dice: chi crederà? Perché la proclamazione del Vangelo ha lo scopo di appunto condurre i cuori degli uomini a credere in Gesù.
Dobbiamo, ecco, anche fare un mea culpa noi sacerdoti quando, o magari i catechisti, quando magari, ecco, le nostre omelie, le nostre predicazioni, le nostre meditazioni sono, ecco, così, come devo dire, ecco, forbite di tanti costrutti difficili e magari anche non facilmente capibili, perché ogni nostra predicazione ha l'unico scopo di creare una comunione, di creare una comunità. E ovviamente quando la nostra predicazione è così altolocata, è così difficile, ecco, per la comprensione, è chiaro, capite bene, che non riesce a far convergere i cuori in Gesù. E poi dice: chi crederà sarà battezzato. Dice: chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà appunto condannato. La predicazione, ecco, ha un unico scopo: o far convergere i cuori o no. E davanti alla predicazione ci sono due reazioni: o accettare il messaggio evangelico o appunto rifiutare il messaggio evangelico. Sapete, nel Vangelo Gesù non dice mai che le risposte possono essere un non so, un forse, oppure accettare la verità evangelica a metà. Chi crederà sarà salvato e chi non crederà non sarà salvato. Ecco, molto, molto semplice a dire, ma sicuramente non proprio a vivere. Il versetto 17: questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono, e sono gli stessi segni, cioè gli stessi poteri di cui si era servito Gesù per attestare la sua predicazione. Ora questi segni, questi, diciamo, poteri tra virgolette, vengono trasferiti agli 11 apostoli. E li elenca l'Evangelista Marco: nel mio nome scacceranno i demoni. E questi sono tutti segni che noi possiamo riscontrare nel libro degli Atti degli Apostoli. Scacceranno i demoni, che è attestato in Atti al capitolo 8, oppure parleranno lingue nuove, attestato in Atti 2 durante appunto il brano della Pentecoste, o anche al capitolo 10, oppure prenderanno in mano serpenti, attestato in Atti capitolo 28, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno, oppure imporranno le mani ai malati e questi guariranno, attestato negli Atti al capitolo 4 o anche al capitolo 5 o anche al capitolo 8. E imporranno le mani. E poi dice al versetto 19: il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Fu elevato, viene utilizzato lo stesso termine per il rapimento di Elia, si dice e si racconta questo nel secondo libro dei Re, al capitolo 2, al versetto 11: fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. La destra è sempre, diciamo così, segno di onore e segno di forza, è la destra con cui Dio benedice l'umanità intera. Versetto 20, vedete un po' la reazione degli undici. Marco è molto, ecco, secco, diciamo, è molto, diremmo, è molto essenziale nelle spiegazioni. Allora essi partirono, predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni appunto che l'accompagnavano. Un po' il versetto 20 si riferisce all'inizio di questa pericope, quindi al versetto 15. L'invito di Gesù ad andare in tutto il mondo poi si realizza alla conclusione di questo brano nel versetto 20. Essi partirono, predicarono dappertutto e vedete qui il Signore agiva insieme con loro. Ciò significa che il fatto che Gesù sia asceso al cielo per gli apostoli non è stata una grande perdita, perché loro ormai erano abituati a vedere il Gesù
a stare con Gesù, ad incontrarsi ancora con Gesù in una forma gloriosa. E quindi l'ascensione di Gesù al cielo per loro non è stata una perdita o comunque una lontananza di Gesù. E lo stesso, diciamo, episodio dell'ascensione, ecco, viene un po' spiegato all'inizio degli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli, sapete, è un libro scritto con un greco, diciamo così, molto forbito dall'Evangelista Luca, e negli Atti degli Apostoli viene un po' raccontata la storia, ecco, della Chiesa, che va dalla discesa dello Spirito Santo, anzi dovremmo dire dall'ascensione di Gesù al cielo, sino all'inizio appunto delle prime comunità cristiane. E ovviamente in questo libro viene messa in risalto, ecco, l'opera evangelizzatrice degli apostoli, tra i quali ovviamente spiccano le figure di Pietro e di Paolo. Leggeremo il primo capitolo degli Atti degli Apostoli, i primi 11 versetti. Dice nel versetto 1: nel primo racconto, cioè nel primo Vangelo, sta parlando Luca, o Teofilo, che è questo personaggio un po', diciamo, tra virgolette sconosciute, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi, quindi dal giorno del battesimo, sino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Quali erano le disposizioni agli apostoli? Lo abbiamo letto poc'anzi, quello di andare e predicare il Vangelo, così come aveva fatto Gesù un po' dopo il suo battesimo. Versetto 3: egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E in questo tempo di Pasqua, ecco, noi abbiamo letto molti brani evangelici in cui Gesù risorto appare appunto ai discepoli. Sapete, il numero 40 descrive il tempo di preparazione prima di una grande rivelazione. Il numero 40 è un numero simbolico nella Bibbia. Mosè trascorse 40 giorni prima di ricevere le tavole della legge sul Sinai, oppure il popolo di Israele cammina per 40 anni prima di arrivare e quindi di prendere possesso della terra promessa, ma anche Elia cammina 40 giorni nel deserto prima di incontrare Dio sul monte. Oppure anche Gesù trascorre 40 giorni nel deserto prima di iniziare la sua vita pubblica. E quindi, ecco, questo tempo, il tempo di Pasqua, no? Questo tempo di fino all'ascensione, questo tempo di 40 giorni è un tempo in cui Gesù, attraverso le sue apparizioni in forma gloriosa, non sta facendo altro che preparare appunto i discepoli a questa nuova rivelazione che sarà appunto lo Spirito Santo. Versetto 4: mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, e voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo, cioè riceverete lo Spirito Santo. Voglio ricordarvi che anche Gesù riceve lo Spirito Santo prima di iniziare la sua predicazione pubblica, no? Se voi ricordate l'episodio del battesimo di Gesù, durante appunto il battesimo si rivela lo Spirito Santo in forma di colomba, e poi, ecco, quella è stato l'inizio della predicazione appunto di Gesù. Versetto 6: quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno di Israele? L'attesa messianica, che ovviamente diciamo così era presente nella mentalità di allora. Versetto 7: ma egli rispose: non spetto a voi conoscere i tempi e i momenti
che il Padre ha riservato al suo potere. Questo nuovo periodo sarà contrassegnato dallo Spirito Santo. Nel versetto 8 dice: riceverete la forza dello Spirito che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e sino ai confini della terra. E diremmo oggi per mezzo anche di San Paolo. E poi il versetto 9 un po' ricompare, diciamo così, l'apparizione che viene raccontata nel libro di Daniele al versetto 7. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Versetto 10, essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quant'ecco due uomini di bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? A differenza di coloro che riceveranno visioni apocalittiche in Daniele, ecco, in Daniele al capitolo 10, questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, vedete, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. E allora si racconta negli Atti degli Apostoli che i discepoli rientrarono appunto a Gerusalemme e poi di lì a qualche giorno ricevettero lo Spirito Santo nel giorno appunto della Pentecoste. Carissimi, anche questa domenica è una domenica in cui sicuramente la parola di Dio parla al nostro cuore e sicuramente la meditazione della parola di Dio di questa domenica non fa altro che favorire la nostra crescita appunto spirituale. Innanzitutto la prima un po' riflessione, quella che ho già fatto spiegando il Vangelo, la predicazione del Vangelo non fa altro che unire le nostre comunità cristiane. Guai se questa predicazione non portasse frutti in questo senso, significherebbe appunto che non è una, diciamo, una predicazione veritiera, ma ogni nostra predicazione deve favorire una unità nelle nostre comunità cristiane. E ancora un'altra riflessione molto, molto bella è proprio quella in cui si dice qui negli Atti degli Apostoli, nel primo versetto, dice: tutto quello che Gesù fece e insegnò. È bella questa, come devo dire, questo susseguirsi di questi due verbi, di queste due azioni, fare e insegnare. E voglio leggervi un piccolo così versetto di Giovanni Crisostomo dalle Omelie sugli Atti degli Apostoli, il quale dice una cosa molto interessante. Dice: osservate come Cristo avvalorasse le sue parole mediante le azioni. Niente è più inutile di un maestro che mostra la sua saggezza solo attraverso le parole, perché non è un maestro, ma è un ipocrita. Per questa ragione gli Atti degli Apostoli dapprima insegnarono tramite la loro condotta e dopo le loro parole. Ecco, questo significa che la predicazione deve essere accompagnata, ma secondo Giovanni Crisostomo deve essere, diciamo così, anteceduta dalle azioni. Un maestro che predica soltanto con le parole e non con la propria vita è un maestro ipocrita, dice Giovanni Crisostomo. E noi, ecco, poi lui si dilunga nel descrivere un po' tutti i momenti in cui Gesù prima fece e poi insegnò. Prima appunto mostrò il suo comportamento e poi insegna appunto oralmente. Questa è un po' la seconda, ecco, riflessione, ma poi ce n'è un'altra. È bello che Gesù manda i discepoli e dice: riceverete lo Spirito Santo
e con la forza dello Spirito Santo voi parlerete alle genti e andrete sino ai confini della terra, no? al versetto 8 degli Atti degli Apostoli, attraverso la forza dello Spirito Santo. E Gesù stesso, ho detto nella spiegazione del Vangelo, ha ricevuto lo Spirito Santo prima di iniziare il suo ministero pubblico, no? Dopo il suo battesimo. E poi l'ultima riflessione, la quarta riflessione, è proprio sul versetto 11. Perché state a guardare in cielo? È bella questa riflessione, carissimi, perché anche noi alcune volte rimaniamo un po' nella contemplazione del mistero di Dio appunto nei cieli, e magari poi ahimè non ci accorgiamo che Gesù è presente sulla terra. Perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è in mezzo a voi, che è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. E Gesù, sappiamo appunto che è presente nella vita degli uomini, nella vita di tutti gli uomini. È il nostro compito, oltre a quello di predicare il Vangelo, è quello di formare delle comunità unite, e anche quello di individuare la sua presenza qui appunto sulla terra. Buona settimana a tutti.